Ripresento brevemente il corso, prima sessione del modulo di filosofia della comunicazione. Abbiamo già in realtà presentato un po' il corso e stiamo parlando di tre assi di ricerca. Il primo è la teoria semiotica dei media in riferimento all'enunciazione, alla teoria dell'enunciazione. Lo ripeto per le persone che non hanno occasione di seguire questo corso né in presenza né a distanza e quindi vedranno le registrazioni e si perderanno completamente, colpa mia, me ne scuso. E poi volevo anche guardare se qui posso visualizzare la chat, non vedo nulla. Insomma, se avete delle domande a distanza, siate timidi o timidi e intervenite direttamente parlando. Domande su questa primissima parte? Ok. Secondo. Sì, secondo questa cosa qua. Secondo asse di ricerca, che sarà quello più articolato, che concerne i media visivi o, se volete, in generale le immagini, su come le immagini costruiscono la significazione, su come le immagini si esprimono, su come le immagini dicono delle cose, negano delle cose e sostanzialmente se possiamo ritrovare una struttura grammaticale, una struttura sintattica per le immagini. Come e quali sono i generi delle immagini in epoca contemporanea e in epoca passata? E vedremo questa articolazione della semiotica delle immagini in rapporto a tre dimensioni fondamentali, che ci sarà una larga parte qui invece molto strutturata con degli strumenti già formalizzati. E quindi non si tratterà di una panoramica sui media, si tratterà di una panoramica su come si realizzano le immagini e organizzate in tre dimensioni fondamentali. La dimensione più classica studiata in semiotica ed è anche quella più efficace è quella che io chiamo la dimensione composizionale e che consiste nel concepire e analizzare le immagini in quanto discorsi. Cioè, vale a dire prendere l'immagine, andare a guardare tutte le forme, tutte le figure che sono rappresentate all'interno dell'immagine, tutto ciò che l'immagine espone. E andremo a vedere che ci sono due letture principali, ma non sono le uniche, per analizzare l'immagine con un approccio semiotico. C'è una dimensione figurativa, che è una dimensione classica, cioè che cosa le immagini rappresentano. Quali figure riconosciamo all'interno di un'immagine? Per esempio, se abbiamo un'immagine appartenente al genere del paesaggio, avremo probabilmente degli alberi, a caso, avremo del mare, avremo un tramonto, avremo tutte delle figure che riconosciamo, delle figure che riconosciamo come appartenenti al mondo naturale, al mondo quotidiano, le riconosciamo per via percettiva. Questa è una maniera di analizzare le immagini. Quindi a partire di questo riconoscimento poi sono possibili delle letture più erudite, ad esempio delle letture iconografiche, la pittura religiosa in base agli oggetti che l'individuo rappresentato possiede, possiamo riconoscere questo santo anziché quest'altro. Oppure possiamo studiare come si è evoluta la rappresentazione di un particolare mito. Col passare degli anni e col passare delle rappresentazioni realizzate da ciascun pittore. Ma al di là di questa lettura che concerne appunto la figuratività, le figure rappresentate, ce n'è un'altra che è stata un po' formalizzata in semiotica, ma non solo in semiotica, ovviamente anche nella storia dell'arte, nell'estetica filosofica, nei visual studies moderni, e si tratta di una lettura plastica, cioè di una lettura. Potremmo definire nel linguaggio comune una lettura formale, cioè andare a vedere le organizzazioni di colori, di linee, di spazi per comprendere come contribuiscono alla significazione di un'immagine, come orientano lo sguardo dello spettatore e come si correlano soprattutto con le figure. E andremo a vedere alcune modalità di questa correlazione. Che sono a volte banali, ad esempio un'opposizione su che concerne la dimensione plastica,
l'alto e il basso banalmente, quindi una categoria semplicemente formale, a volte nei dipinti religiosi, in realtà molto spesso, è correlata a una posizione semantica. Quindi, ad esempio, la parte alta del dipinto concerne degli elementi sacri e la parte bassa concerne degli elementi profani. E via via poi altre configurazioni più complesse che concernono queste due letture. Ma queste due letture e altri elementi che concernono non c'è solo visiva, ma che vedremo nei dettagli, concernono la composizione dell'immagine, ciò che l'immagine rappresenta volendo, ciò che l'immagine espone. Ma ci sono altre due dimensioni fondamentali che andremo a prendere in considerazione durante questo corso. Quella forse più interessante concerne la dimensione mediatica, quindi andare a guardare le immagini non solo per ciò che rappresentano, ma anche per la loro materialità, anche per i supporti su cui sono impresse, anche per il modo in cui vanno a convocare le modalità attraverso cui sono state prodotte. E l'avevamo visto qui nell'immagine banale di La Serie Narcos. Alcune immagini, semplicemente vedendole, questo è un esempio, ma potremmo fare degli esempi ancora più chiari. Se mentre guardiamo la serie Netflix, l'immagine è in bianco e nero, ha formato ridotto e quasi quadrato, è un'immagine scattosa, poco fluida, saremmo portati a dire che è un'immagine prodotta nel passato, magari un'immagine del cinema delle origini, e che quindi ci suscita già un'idea di passato. E quindi in questo caso è la materialità delle immagini e il linguaggio delle immagini che sono capaci di suscitare un'idea di passato, senza dirci a rigore nulla, cioè per via semplicemente visiva e per via percettiva. E andremo quindi a parlare di formati tecnici, andremo a vedere come l'immagine è capace di mentire tramite appunto i suoi formati tecnici, perché è possibile che un'immagine scattosa in bianco e nero dal formato quadrato sia stata prodotta dal passato, ma è anche un espediente che delle produzioni contemporanee possono produrre per semplicemente suscitare un'idea di passato, che quindi in realtà sono prodotte digitalmente. Però tutto ciò concerne appunto come la dimensione mediatica può costruire degli effetti e contribuisce alla costruzione del senso, anche se ciò non concerne strettamente solo le figure rappresentate o le forme rappresentate, ma sono le tracce della produzione, del dispositivo di produzione all'interno dell'immagine stessa, che noi riconosciamo perché siamo coscienti dell'evoluzione dei media, perché vediamo quotidianamente delle immagini di archivio, perché fa parte del nostro sguardo percettivo, delle nostre abitudini percettive. E infine una terza dimensione del senso delle immagini è una dimensione retorica, una dimensione retorica che possiamo articolare in due aspetti fondamentali. Innanzitutto, un'immagine può cercare di costruire degli effetti persuasivi, costruendo, esibendo qualcosa, rivelando qualcosa, nascondendo e così via, può mobilitare delle procedure retoriche per cercare di convincerci, per cercare di essere efficace. Qui ovviamente abbiamo una sovrapposizione tra la dimensione composizionale e la dimensione retorica. Però ovviamente la dimensione retorica concerne anche come un'immagine circola nella società, concerne anche il modo in cui l'immagine viene usata per convincere qualcuno. Quindi prendiamo un'immagine e aggiungiamo, per esempio, sulle reti sociali un discorso verbale per convincere qualcosa. Ad esempio, a livello possiamo trovare un'immagine che spinge all'indignazione e dire: rendete conto di che cosa succede qui, eccetera, eccetera. Questa dimensione retorica concerne anche in generale le pratiche sociali all'interno di cui le immagini vengono inserite.
Quindi, ad esempio, per fare dei casi banali, se noi abbiamo a casa un album di famiglia, un archivio di famiglia che riguarda la storia della nostra famiglia, delle foto dei nostri nonni o bisnonni, le interpretiamo in maniera differente rispetto a un'immagine che invece è posizionata all'interno di un museo o di un'esposizione. Anche se si tratta di un'immagine simile, magari il bisnonno di un artista famoso e così via. Quindi da un lato c'è il genere dell'immagine che concerne questa dimensione retorica, c'è il modo in cui l'immagine viene implementata, quindi riscopriamo un artista dimenticato che ha prodotto una quantità di immagini molto interessanti. C'è stato questo caso effettivamente negli Stati Uniti, il caso di Vivian Mayer, questa fotografa che produceva immagini, ma in realtà si occupava di gestire una casa, era, adesso non mi viene in mente, una call, mi viene in mente il termine tecnico per questa professione. A un certo punto, del mercato delle pulci, si è scoperto che aveva prodotto centinaia e centinaia di immagini, che faceva dei viaggi per produrre delle foto, delle immagini, degli autoritratti, che nelle sue immagini c'erano degli effetti comici, ironici molto avanzati, e tramite le reti sociali queste immagini sono state raccolte. Adesso è considerata una delle fotografe più importanti del Novecento americano. Per dire che lì si tratta di foto private che poi però vengono scoperte, adesso si trova nel canone della storia della fotografia. E poi è interessante questa dimensione anche per gli spostamenti tra domini sociali. Quindi, ad esempio, alcune immagini, e mi viene in mente il caso della cronofotografia, cioè di queste immagini in serie fotografiche che venivano utilizzate per studiare il corpo umano. Non so se avete presente, sono queste immagini in cui il corpo umano, animale, è rappresentato in accordo a molteplici scatti, quindi come se la persona è sdoppiata in momenti diversi. All'epoca dell'invenzione della cronofotografia venivano utilizzate appunto per studiare il corpo umano, poi però sono state riprese in epoca più tardiva dai futuristi o da altri artisti per appunto rinnovare la produzione pittorica e più generale la produzione artistica. Quindi immaginare questa dimensione retorica come la dimensione in cui le immagini possono spostarsi di dominio, spostarsi dalla religione all'arte, per esempio, dalla cultura popolare alla cultura artistica, dalla scienza all'arte, dall'arte alla comunicazione popolare sulle reti sociali. Quindi qui è la dimensione che non concerne solamente ciò che è rappresentato, ma come un'immagine circola. E quali sono tutti i filtri che ci costringono a negoziare il significato dell'immagine? E quindi qua vediamo che ci sono almeno tre dimensioni della significazione. Non è solo il significato del discorso, la dimensione composizionale, ma è anche il significato della produzione del discorso, la dimensione mediatica, e il significato della circolazione sociale di un'immagine. E quindi possiamo anche identificare, provare ad identificare delle operazioni interpretative che compiamo in accordo a queste tre dimensioni. Per la dimensione mediatica riconosciamo un'immagine come prodotta nel passato, ad esempio, e quindi proiettiamo un sapere sulla produzione tecnica. Andiamo a immaginare, anche se in maniera inconscia, questa immagine è stata prodotta con una telecamera del cinema delle origini. E così via. Oppure un'immagine in alta definizione, ah no, questa immagine non ci pone problema perché è più in continuità con le nostre abitudini audiovisive. La dimensione composizionale invece concerne il riconoscimento, perché riconosciamo dei tratti come delle figure, queste linee sono un albero, e anche come una costruzione discorsiva tendiamo a costruire in maniera narrativa il senso di un'immagine, questo lo vedremo. Mentre invece nella dimensione retorica si tratta di negoziare il senso in rapporto a un dominio sociale, cioè spesso lo facciamo in maniera inconscia, decidiamo di con i nostri genitori di riguardare le foto di quando eravamo piccoli o delle foto di quando loro erano giovani, e
siamo in una pratica sociale precisa, foto di famiglia, dimensione privata, ed è completamente diverso che andare in un museo, comprare il biglietto, e quindi diremo e penseremo delle cose diverse, e così via. Quindi questo è il secondo asse teorico, forse più importante del corso, quello su cui vi proverò a spiegare delle metodologie più raffinate e sofisticate, e in cui la semiotica ha già prodotto delle metodologie che posso semplicemente trasmettervi, che non pongono dei problemi, anche se su alcuni aspetti dei media digitali ci sono dei problemi rispetto agli approcci semiotici. Qui adesso mi compare questa notifica, non so che cosa vuole, quindi la ignoro e provo a procedere con terza questione, quella dei media digitali, e qui tre esempi un po' banali di media digitali che saranno al centro, che saranno comunque approcciati durante questo corso. La prima è un'immagine di un YouTuber di un canale YouTube che si chiama Ryan Toys Review. In realtà adesso penso che abbia cambiato nome, ma insomma è il canale di questa famiglia in cui Ryan, questo bambino, fa delle recensioni di giocattoli. In realtà spesso sono degli unboxing, cioè apre dei giocattoli e si mette a giocare, mentre i suoi genitori lo filmano e lui si limita a interagire. Però è stato anche dal 2018 in poi il canale più remunerato su YouTube, con milioni e milioni di dollari, e poi hanno anche aperto una catena di giochi marchiati Ryan Toys Review. E quindi questo ci parla un po' delle reti sociali, di alcune modifiche che concernono l'economia dei valori delle reti sociali, cioè come si costruiscono i valori. E le reti sociali sfidano questa costruzione dei valori, perché prima delle reti sociali era molto raro, ad esempio, che ci fossero dei discorsi in cui i bambini siano protagonisti a livello mediatico e hanno milioni, se non miliardi in questo caso, di visualizzazioni. E soprattutto, quindi, prima novità è il modo in cui circolano i discorsi, le identità che realizzano questi discorsi, il genere dei discorsi, perché si tratta di qualcosa a metà strada tra il diario di famiglia e il video di unboxing, e soprattutto le maniere di monetizzarlo. Prima, nelle reti sociali, l'attenzione, la visualizzazione di un contenuto non erano direttamente monetizzate, tranne che nel caso della televisione, ma la questione è completamente diversa, perché le misurazioni dell'audience nella TV sono un po' opache, mentre invece con il digitale e con le reti sociali c'è una registrazione immediata di chi avesse visualizzato un contenuto, perlomeno di quante visualizzazioni. Quindi questo è il primo gruppo di problemi, concerne le reti sociali, il loro funzionamento, il genere di immagini sulle reti sociali. E poi altre due immagini invece che concernono, in basso si tratta di un'immagine di Assassin's Creed 2, quindi un videogioco adesso anche un po' datato, e invece in alto a destra è uno scatto di Carnegie Arena, che è questa installazione artistica che sfrutta la realtà virtuale, realizzata da Inarritu, un cineasta, regista, che però ha anche realizzato questa installazione artistica. E tra le varie, per darvi due idee sulle problematiche poste dai media digitali, ce ne sono infinite in realtà, un primo esempio potrebbe essere, rispetto a quello che abbiamo detto fino ad ora, cioè sull'idea che nel momento in cui pensiamo, nel momento in cui produciamo del senso, stiamo scrivendo, anche se in una maniera larga, c'è stata una polemica all'inizio della diffusione del digitale, soprattutto in rapporto all'immagine fotografica e all'immagine audiovisiva, che diceva che il digitale era codice puro, che non era più legata alla materialità, che se prima la fotografia era legata all'impressione della luce su un supporto, quindi la pellicola,
digitale rivoluzionava tutto e quindi bisognava ripensare l'ontologia dei media perché il digitale è puro e così via. Spiego in maniera un po' caricaturale e rapida. Ovviamente questa ipotesi è stata contestata perché il digitale, sebbene sia puro, sebbene sia immateriale, in realtà richiede molta materialità perché codice digitale chiede un supporto di memoria, chiede un processore e anche, non sembra adesso in realtà, un interprete. Quindi c'è questa scena minima molto materiale su cui poi si può sviluppare ovviamente la manipolabilità molto potente del digitale, che ovviamente ha delle conseguenze reali, non voglio minimizzarle. E seconda linea, diciamo così, di lettura molto generale, che concerne i media digitali, ma volendo i media interattivi, per esempio, cioè come facciamo noi ad analizzare media diversi dei media letterari che concernono la scrittura, dei media visivi che concernono più la percezione, dei media interattivi che concernono appunto la nostra partecipazione? Beh, a mio avviso ci sono due domande fondamentali che già guidano un'analisi di un linguaggio rispetto a un altro. Primo, il modo in cui accediamo al senso di un discorso o al senso di un linguaggio. Esempio banale. Nel mentre che vi parlo, voi mi capite perché condividiamo scienza della lingua italiana, che è una conoscenza molto tecnica, e quindi le mie catene sonore voi le riconoscete come parole e avete una conoscenza semantica tale che il riconoscimento è immediato, ma in realtà è molto mediato. Se invece noi prendiamo, quindi sostanzialmente voi operate una traslizione, cioè a partire da un materiale sonoro, andate a convocare delle significazioni cognitive. Se invece noi prendiamo in considerazione un'immagine, per esempio questa immagine qui, banalmente, una qualunque immagine, rispetto alla nostra esperienza non c'è una traslizione, non c'è un codice specifico che dobbiamo conoscere, ma c'è l'apertura di un'altra scena, c'è l'apertura di un'altra immagine rispetto alla nostra esperienza, che ha dei confini, che ha una cornice, che è limitata, però vedete che c'è un approccio, c'è un accesso che è più diretto, che sembra più vicino a quello della percezione. Riconosciamo delle cose immediatamente. È stato anche dimostrato che, a differenza di quello che veniva detto fino a pochi anni fa, è vero che anche il nostro sguardo è alimentato dalle norme culturali, ma se presentiamo una foto a qualcuno che non è stato scolarizzato, che non partecipa a una produzione culturale viva come la nostra, cioè che non è immerso continuamente in delle immagini, su una foto una persona adulta è capace di riconoscere la persona rappresentata. Quindi c'è una componente molto forte di accesso percettivo, quindi accediamo in maniera percettiva. E però questo non esaurisce il discorso perché come si articolano poi queste risorse visive? Quando si tratta di riconoscere una persona in un'immagine, d'accordo, lo facciamo facilmente, ma questo non copre tutte le modalità attraverso cui un'immagine può significare. Un'immagine può mostrarci un volto un po' nascosto, può mobilitare una prospettiva, quindi spingere lo spettatore a guardare il punto di fuga, può costruire tutte delle altre articolazioni. Quindi queste sono le due domande fondamentali, a mio avviso, per studiare qualunque linguaggio, per cercare di capire come un linguaggio funziona e anche dei media differenti, perché poi lì la questione è decidere qual è il rapporto tra il concetto di linguaggio e il concetto di medium. E per esempio nei media interattivi, come nel caso di Assassin's Creed o nel caso di Carne e Arena, che vedete in queste due immagini, la questione può essere posta nella stessa maniera, cioè come accediamo a queste esperienze interattive? Nella riflessione accademica diciamo banalmente che noi possiamo interagire, ma in realtà per far funzionare queste tipologie di discorsi noi dobbiamo interagire, dobbiamo spostarci in un ambiente,
dobbiamo muovere delle levette o dei comandi sull'interfaccia che poi sono tradotti in movimenti all'interno dei mondi virtuali. E questi movimenti nei mondi virtuali molto spesso sono dei movimenti caratterizzati a livello semantico, quindi in Assassin's Creed, per esempio, si tratta di inseguire, si tratta di correre, si tratta di arrampicarsi, si tratta di uccidere. E quindi abbiamo già un'articolazione semantica di questo videogioco specifico e quindi le questioni rimangono le stesse. Come accediamo? Per via percettiva, ovviamente, riconosciamo il mondo visivo esibito da Assassin's Creed, ma siamo costretti ad accedere anche in via cinetica. E quindi compiamo dei movimenti, eccetera, eccetera. Questo per dare un quadro generale della questione. I tre assi, quindi, che articolano questo corso, tre oggetti, anche se forse ce ne saranno, no, sono tre oggetti, sono sì, i media audiovisivi, le immagini fisse, i media interattivi e le reti sociali. E adesso invece andremo, ah sì, volendo posso anche introdurvi due volumi al centro del corso. Perché lo faccio? Innanzitutto così siete preparati su quale di due scegliete di leggere, e su come preparare le vostre tesine. Allora, uno dei due volumi è un volume di cui io sono l'autore, ed è Mondi Parallumi, Ripensare l'interattività nei videogiochi. È un libro dedicato per l'appunto ai videogiochi, è un libro che contesta questo concetto di interattività. E per voi è interessante per due ragioni. La prima, ovvia, e se scegliete di appunto analizzare nella vostra tesina un videogioco o anche un'esperienza di realtà virtuale, qui troverete qualche strumento per farlo, troverete qualche prospettiva teorica utile per farlo, ma vedremo queste cose anche durante il corso, soprattutto rispetto alla realtà virtuale che non è trattata nel corso. La seconda ragione per cui può essere interessante per alcuni di voi, scegliere questo libro anziché l'altro, o leggere una parte di questo libro, è che c'è una sezione all'inizio, nel secondo capitolo, forse nel primo, adesso non ricordo, che tratta degli strumenti semiotici, strumenti semiotici classici, quindi l'analisi narrativa, tutta la struttura grimassiana, oggetti di valore e così via, cioè degli strumenti capaci di analizzare qualunque tipo di discorso a un livello astratto. Quindi, sì, prego, c'è una domanda Ci forse di faccio stanza. un po' di capire con chi parliamo, perché lì sono incastrati, diversi, qualcuno ci dice una cosa, non ci dice. Non ho, può avvicinarsi al microfono perché non riesco a capire, non riesco a capire la domanda. Nessuna domanda, forse era qualcuno che non ha dimenticato il microfono aperto, e invito a ripetere la domanda, a non esitare se ci sono dubbi. Vabbè, riprendo da dove avevo lasciato. Quindi, perché questo libro è interessante? Se siete interessati ai videogiochi e alla realtà virtuale e se volete sapere come funziona la strumentazione semiotica classica, che resta sempre utile per l'analisi di discorsi, anche se andremo a vedere delle cose un po' più avanzate, delle cose un po' diverse durante questo corso. Però se siete interessati a sapere come funziona l'analisi semiotica narrativa, a mio avviso non è una cosa sbagliata, potete scegliere questo libro, andare a guardare questo libro. Ci sono poi altri manuali, c'è cioè un manuale di Govolli che concerne l'approccio semiotico che se lo ritenete opportuno potete andare a consultare per avere un'idea di cos'è la semiotica. E la terza ragione, ma ragione banale, trovate questo libro online, credo anche nella pagina del corso c'è un link, quindi trovate il PDF, potete consultarlo, gettare un'occhiata. Questo è quanto, quindi un libro sui videogiochi, un libro che cerca di fare batteria dei videogiochi, perché non è più adatto il concetto di interazione per comprendere i videogiochi, quali sono le sfide teoriche o metodologiche per analizzare dei test interattivi, e poi ci sono soprattutto
Questo può esservi utile, degli esempi di analisi, ogni capitolo ha degli esempi di analisi abbastanza estesi e tematici. Un capitolo su il rapporto tra gioco e narrazione, un capitolo su come gli spazi possono narrare una storia, quindi non una storia che ci è raccontata per via verbale, ma come uno spazio ci racconta che cosa è successo, ad esempio se ci sono delle macerie e le attraversiamo. C'è probabilmente stata un'esplosione, oppure come lo spazio ci suggerisce di essere attraversato. Un altro capitolo sul corpo e così via, insomma, per darvi un'idea. L'altro libro, invece, è un libro dedicato alle immagini, un libro di Maria Giulia Landero con cui lavoro all'Università di Liegi. E per l'appunto è un libro che a metà strada tra il manuale di semiotica visiva, quindi che ripresenta gli strumenti della semiotica visiva, e invece un manuale avanzato sulle questioni più recenti che concernono le immagini, quindi il problema dei supporti, il problema delle immagini digitali, il problema di come possiamo sfruttare gli algoritmi informatici per analizzare milioni di immagini, quindi ad esempio mobilitare autori come Lev Manovich e tutta la questione di come possiamo integrare un approccio pienamente umanista con un approccio informatico. È un libro quindi molto utile per il vostro corso, troverete un po' tutto quello che dirò, anzi no, quello che dirò è larga parte sulle immagini, in larga parte ripreso da questo volume. E c'è una parte dedicata ai ritratti che riprenderò e andrò ad estendere per trattare di ritratti sulle reti sociali e che per esempio mette in questione via che è un ritratto semplicemente un'immagine che mostra un'identità, che mostra in maniera positiva l'identità. In realtà un ritratto può nascondere, può costruire una personalità, può inserirsi in una serie, ma si tratta anche di un libro che tratta dei generi, come possiamo comprendere il genere di un'immagine, tratta il problema del fatto se esista un linguaggio del visivo, su come un'immagine si sposta da un dominio all'altro, se ci sono delle soluzioni compositive, che sono universali del visivo, cioè che sono valide nelle immagini scientifiche e nelle immagini artistiche. Quindi, questo libro concerne una semiotica delle immagini nel senso più largo. E invece questo libro non lo trovate lo trovate online, ma se siete interessati dovrete acquistarlo. Io consiglio di acquistarlo perché è un libro molto bello, molto utile per il corso e molto utile anche per la semiotica visiva e non solo. Domande su questa prima carrellata, mi rendo conto che sono già in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Commenti anche su qualcosa che immaginate che andremo a trattare o no? Difficoltà? Se non ci sono domande, io farei una pausa di 10 minuti, quindi se vi vengono in mente domande durante la pausa, poi fate delle domande, ma in generale le fate quando volete. Sono le 9:29, alle 9:40 riprendiamo con la sezione più di panoramica e di contenuti.
ancora qualche minuto perché ho incrociato questi due colleghi e hanno avuto un problema con la macchinetta del caffè, quindi qualche minuto in più. Aspettiamo che arrivi. No, ci sono ancora due colleghi che sono qua. Va bene, riprendiamo con la seconda e l'ultima parte del servizio. A distanza mi sentite bene? Se mi confermate. Ok, sì. Allora, domande su questa prima parte più generale, di presentazione del corso? Dubbi? Va bene, non esitate comunque a prendere la parola, non c'è nessun problema. E adesso. Cioè, voglio presentare questa parte generale
panoramica dei problemi teorici e metodologici dell'approccio semiotico rispetto ai media, e quindi sarà per appunto una panoramica. È forse la parte del corso più efficace per la vostra tesina, forse sarete un po' confuse e confusi, ma poi invece ci sarà una struttura forse più classica con degli strumenti da poter applicare, delle teorie già consolidate, ma è perché, come vi dicevo prima, non c'è una teoria dei media semiotica compiuta ancora. Ci sono molteplici riflessioni sui media specifici, cioè diciamo che ci sono due modalità con cui la semiotica ha approcciato i media: o li ha presi come degli oggetti di studio, semiotica del cinema, semiotica del giornalismo, eccetera, eccetera, oppure con più difficoltà ultimamente prova a integrare a livello della sua epistemologia le questioni mediali o mediatiche, cioè rendersi conto che i media, in senso largo, i supporti, le tecniche, i dispositivi fanno parte delle questioni della significazione dal principio. Ci sono vari modi con cui la semiotica ha preso in conto queste caratteristiche in maniera indiretta e via via lo sta facendo in maniera diretta. Per esempio, banalmente, il segno, il saussure, significante, significato, significante, la parte che concerne forse le componenti mediali della significazione. Ma vedremo queste cose più nei dettagli. Quello che voglio fare adesso quindi è fare questa panoramica mettendo in opposizione due quadri disciplinari, due campi di studio che sono quelle che ci interessano di più, ovvero le teorie semiotiche da un lato e le teorie dei media e della comunicazione dall'altro. Perché metterle in opposizione? Perché all'epoca in cui sono state fondate o all'epoca in cui sono state rifondate nella modernità, questi due approcci erano effettivamente in opposizione, cioè partivano da presupposti opposti, sviluppavano prospettive molto differenti e ci sono state, come vedremo, anche delle polemiche dirette, cioè esplicite. E ho scelto due figure, diciamo così, molto rappresentative dei due campi disciplinari. A sinistra è un'immagine di Grimas, quindi Grimas, fondatore di quella che viene chiamata la scuola semiotica di Parigi, semiotica francofona, ma anche in Italia è una delle figure più importanti. Si tratta di uno studioso lituano naturalizzato francese che ha costruito questa scuola di Parigi e ha fondato quello che possiamo chiamare una semiotica del discorso, cioè ha portato all'elaborazione di una metodologia, di una teoria interdefinita e molto articolata per analizzare qualunque discorso. E invece accanto abbiamo una foto di Marshall McLuhan, che è stato forse il pioniere o comunque la figura più importante per il campo dei media studies e delle teorie della comunicazione, della comunicazione. Tuttora una figura di riferimento, padre fondatore se vogliamo, e viene sistematicamente ripreso, anche se il suo libro più importante all'interno appunto dei Media Studies è del 1964, se non sbaglio 68, ma lo vedremo perché nelle altre slide ci sono delle citazioni. Marshall McLuhan quindi, oltre ad opporsi per i campi disciplinari, si opponevano anche un po' come stile, perché Grimas ha più un approccio, diciamo così, filologico e quasi algebrico alla significazione, invece McLuhan uno stile più provocatorio, con delle massime di recitazioni che sono rimaste celebri e che vengono riprese sistematicamente. E in effetti, per iniziare questa riflessione su queste due figure, su questi due quadri disciplinari, ho scelto due citazioni celebri per i due campi di studio. La prima citazione di Grimas è "Fuori dal testo non c'è salvezza", e quindi è
è un po' emblematica dell'idea che per comprendere la significazione bisogna analizzare dei testi, vale a dire dei discorsi, all'inizio prevalentemente dei discorsi verbali, perché studiando i testi, studiando la loro significazione in maniera minuziosa, si può risalire ai valori semantici e studiando dei corpus larghi di testi, si può comprendere il valore, i valori che animano una cultura o più culture. Quindi, fuori dal testo non c'è salvezza, bisogna guardare il testo, bisogna fare una lettura lenta e l'obiettivo è analizzare la cultura. Dall'altro lato, invece, citazione di McLuhan, in cui dice in maniera provocatoria il medium e il messaggio. Che cosa significa questa citazione? Significa che non ci interessa molto analizzare il messaggio, il testo, il contenuto, poi altre parole che utilizza McLuhan per dire cosa non è cruciale studiare, ma invece è interessante studiare il medium, ovvero la maternità che assume la tecnologia, perché è la tecnologia che struttura la forma delle relazioni umane, cioè sono i dispositivi e sono le tecnologie che costruiscono delle relazioni di interazione sociale e che il messaggio è un po' secondario perché deriva da questa struttura di interazione che si costruisce attorno alla tecnologia. Questo, diciamo, quadro introduttivo, quello che farà solo estendere un po' queste due citazioni rispetto a due libri di riferimento di due autori, per darvi un quadro delle problematiche che ci sono tra la semiotica e i media studies. Ovviamente adesso invece ci sono delle convergenze evidenti, ma la prospettiva di fondo rimane la stessa, o perlomeno interessante andare a vedere come si sono formalizzate e come sono state fondate due scuole di pensiero. E iniziamo da Marshall McLuhan, il libro preferisco citarvi il titolo in inglese perché in italiano si perde un po' questa idea di Extension of Man, e il titolo è Understanding Media, The Extension of Man, e racconto qui una serie di citazioni chiave di questo libro per comprendere l'approccio. E come abbiamo anticipato, a partire dalla citazione Il Medium e il Messaggio, ciò che dice Marshall McLuhan è che è il medium che controlla il plasma, le proporzioni, la forma dell'associazione dell'azione umana. E in più, altra citazione, è praticamente impossibile dare una risposta a qualsiasi domanda su tale estensione dell'uomo senza prenderne in esame il loro insieme. Quindi ci interessiamo, il focus sono i media, ma i medi intesi in senso largo, le estensioni dell'uomo, le estensioni tecnologiche dell'uomo, perché ci permettono di studiare le forme di associazioni umane. Quindi non si tratta dell'umano in quanto singolo, si tratta dell'umano in quanto gruppo collettivo, l'umanità è il modo in cui vive in società. E quindi, per comprendere le forme dell'associazione umana rispetto alla tecnologia, non ci possiamo limitare a prendere in considerazione una tecnologia, la radio, la televisione, quindi i media a cui erano interessati all'epoca in cui McLuhan scriveva questo libro, ma bisogna prendere in considerazione tutto il sistema mediatico e tecnologico. L'elemento più importante per noi, ma anche l'elemento più importante del libro, è il concetto di estensione. E se non sbaglio, per l'appunto, ho scelto di riportare il titolo in inglese perché forse questo riferimento all'estensione andava un po' perduto nella traduzione italiana. Ovviamente il libro ha fatto molto discutere, anche in Italia è apparso. Molte persone tuttora lo accusano di determinismo tecnologico, cioè di ridurre la spiegazione dei fenomeni sociali all'avanzamento tecnologico. Io sono in parte in disaccordo, però il concetto centrale è quello di estensione o anche di protesi, a seconda delle traduzioni, in altre lingue spesso si sceglie
concetto di protesi, quindi tutte le estensioni tecnologiche che interessano l'uomo o l'umanità, diciamo. Quindi c'è questa citazione centrale che permette di comprendere il suo approccio. Scrive McLuhan, è un tema insistente di questo libro, che tutte le tecnologie sono estensioni del nostro sistema fisico e nervoso per aumentare il potere e la velocità. Quindi vedete già che non si tratta di prendere in considerazione i media, non si tratta di prendere in considerazione direttamente la radio e la televisione, ma sono tutte le tecnologie. Tutte le tecnologie sono delle estensioni dell'uomo che aumentano la velocità, il potere, che agiscono sull'interazione umana. E poi infatti ci sono, nella prima parte del libro, tutta una serie di esempi che concernono delle tecnologie, ma che non sono delle tecnologie mediatiche come le intendiamo oggi, cioè non sono delle tecnologie simboliche per produrre discorsi o per trasmetterli. E qui ho ripreso alcune citazioni. McLuhan parla ad esempio dei vestiti, e questo caso è già interessante perché pone dei problemi rispetto ad un approccio semiotico. Dice McLuhan che i vestiti sono un'estensione della pelle, ovvero un meccanismo per il controllo della temperatura e come un mezzo per definire socialmente la persona. Qui questa citazione è interessante perché da un lato c'è l'estensione tecnologica, i vestiti proteggono persone che li indossano a livello di temperatura, estendono la pelle, quindi siamo vestiti in maniera differente se c'è caldo, se c'è freddo, eccetera, eccetera, ma sono anche dei segni che definiscono o costituiscono un'autodefinizione sociale della persona. Quindi possiamo già fare delle ipotesi sulla classe sociale o il tenore socio-economico di una persona, di un gruppo di persone, sulla base di come sono vestiti. Quindi qui questa duplice dimensione tecnologica e semiotica che viene immediatamente tematizzata, anche se in maniera indiretta, e così via per tutte le altre tecnologie, quindi le abitazioni che sono ugualmente delle tecnologie per difenderci dalle intemperie, sono una sorta di pelle o indumento collettivo, e via via altre tecnologie come la rete elettrica, che McLuhan descrive come un'estensione del nostro apparato nervoso centrale, il denaro per facilitare gli scambi economici, anche se la questione è in realtà molto più complessa, ovviamente, e all'interno di questo insieme di tecnologie, di protesi tecnologiche, ci sono anche i media per come li intendiamo noi oggi, cioè i media di massa, come la televisione e la radio, perché nella catena di McLuhan questi erano i media di cui si parlava, e anche i media, volendo, contemporanei, quindi di smartphone, media digitali, computer, di schermi e così via. Quindi qui mi sono reso conto forse che ho ripreso 2 volte la stessa citazione, ma non è grave. Quindi possiamo dire che McLuhan adottava un approccio sistemico, prendere in considerazione tutte le estensioni tecnologiche dell'uomo, perché ci permettono di comprendere come l'uomo vive in società in epoca contemporanea, nella sua epoca contemporanea e anche nella nostra epoca contemporanea. E quindi qui una citazione, un po' più che altro un passaggio in cui riprendo un po' quest'idea che il medium è il messaggio. Sostiene McLuhan che è impossibile comprendere la forma di associazione umana se ci concentriamo solo sui messaggi e sui contenuti. Invece dobbiamo prendere in considerazione il sistema comunicativo, ma il sistema comunicativo all'interno dell'insieme più inclusivo di tutte le tecnologie, perché presumibilmente i media di comunicazione ereditano alcune caratteristiche dalle tecnologie in genere. L'altro elemento che mi interessa sottolineare è che, secondo McLuhan, è vero, anche evidente anche per noi, viviamo in epoca contemporanea, c'è un elemento di ricorsività intrinseca della tecnologia, cioè i media tendono a
costruire dei meccanismi ricorsivi. Quindi c'è un'altra citazione relativamente celebre del libro di McLuhan, in cui dice il contenuto di un medium è sempre un altro medium. Il contenuto è messo tra virgolette per sottolineare quest'idea che il linguaggio orale è un medium, ma il linguaggio orale diventa un altro medium se registrato e trasmesso tramite la radio. Quindi c'è questo elemento di ricorsività della tecnologia che poi verrà ripreso da altri autori di cui parlerò a breve. E se volessimo fare sfugge la parola, se volessimo valutare alla luce dell'epoca contemporanea questa proposta, ma anche alla luce della riflessione accademica sui media o la riflessione semiotica sui media, quello che mi sembra un merito evidente di questa proposta, che poi cercherò di sviluppare con strumenti più semiotici, è appunto questa idea che i media di rappresentazione, i media discorsivi fanno parte di un insieme più grande, l'insieme tecnologico, e che quindi dobbiamo andare a studiare alcune caratteristiche della tecnica che non sono delle caratteristiche strettamente semiotiche, che non riguardano le rappresentazioni, per comprendere anche i media che concernono le rappresentazioni. Invece il limite più grande di questa proposta, a mio avviso, è che si ritrova in altri autori che hanno elaborato delle ipotesi all'interno dei media studies e che non sono separati in maniera netta, in maniera metodologica, in maniera sistematica, differenti pertinenze dei media. Quindi spesso McLuhan procede con provocazioni, dicendo ovviamente il medium è il messaggio, o altre formule del tipo l'invenzione della ruota ha permesso di rivoluzionare i mezzi di trasporto ed è la stessa tecnologia che ci permette di sbobinare le pellicole cinematografiche. Quindi c'è anche una ricerca a livello letterario, la sua lingua è molto curata a livello letterario, è molto provocatoria, ma effettivamente non c'è una distinzione sistematica tra qual è il campo appunto delle tecnologie e il campo più ristretto dei media, o qual è l'importanza di meccanismi che concernono la trasmissione di un contenuto o la produzione materiale di un contenuto. Questo forse è il limite principale. Un approccio semiotico che invece vuole cercare di essere un po' più sistematico, ma vedremo poi un altro merito nel momento in cui, piuttosto che opporre semiotica e media studies, cercheremo di integrarli. Qui posso prolungare, diciamo, la critica a McLuhan, questa critica legata alla mancanza di pertinenze differenti, collocazione in ambiti separati di problemi differenti concernenti i media, perché un altro testo molto celebre, molto citato e molto fortunato all'interno dei media studies, che lo riprende in maniera dichiarata dal titolo, Remediation Understanding New Media, mentre invece nel libro di McLuhan si trattava di Understanding Media, che è stato pubblicato da J. David Bolter e Richard Grusin nel 99, e che è focalizzato su questo concetto che probabilmente conoscete già molto bene, di rimediazione. Quindi un altro termine molto largo, dopo quello di protesi e di estensioni, che indica tutti i fenomeni di ibridazione o di ripresa di un medium da parte di un altro, oppure di imitazione di una tecnica di rappresentazione tipica di un medium all'interno di un discorso prodotto da un altro medium, o tutte delle forme di simulazione. E questo approccio, questo asse di ricerca a cui è dedicato il libro di Bolter e Grusin, era già stato un po' anticipato da McLuhan ed è citato da Bolter e Grusin, ovvero quest'idea che l'incontro tra due media, un ibrido tra due media, è un momento di verità e di rivelazione. In realtà McLuhan qua dice una cosa interessante, dice che quando siamo abituati a un certo tipo di rappresentazione, all'utilizzazione di un medium in particolare, possiamo pensare alla televisione,
non c'è nessuna rottura semantica, siamo abituati a un utilizzo standard e che invece mischiare due media assieme può farci svegliare da questa abitudine, può essere un espediente retorico che effettivamente è utilizzato nel cinema, ma anche in altri. Legare assieme due medie può essere qualcosa che avviene sistematicamente, ma può essere utilizzato in maniera retorica. Se durante un film per 5 minuti la telecamera si sofferma su una fotografia, ci facciamo delle domande in quanto spettatori, ci diciamo perché questa fotografia è importante, cerchiamo di capire il perché. E Walter e Grusin riprendono in maniera sistematica quest'idea dell'ibridazione tra media differenti per descrivere molti fenomeni differenti di questa ibridazione. E per fare un sunto un po' brutale, e appunto nell'ottica di una panoramica, prendono in considerazione la rappresentazione di un medium all'interno di un altro medium. La competizione tra nuovi e vecchi media, ad esempio il fatto che quando è stata inventata la fotografia o quando ha cominciato a diffondersi, la pittura si sentiva minacciata, o la fotografia cercava di imitare degli effetti pittorici e viceversa. Sì, ecco, parlo a questo punto, strategie di simulazione mediale che si sviluppano all'interno di questa competizione. E un aspetto interessante di questo libro è che Walter e Grusin individuano due logiche generali della rimediazione, cioè del rapporto tra la ripresa di un medium rispetto a un altro, una logica dell'immediatezza. A volte abbiamo l'impressione che anche se c'è una mediazione molto forte, ad esempio c'è uno schermo di un computer che ci mostra una rappresentazione teatrale registrata, abbiamo un'impressione di immediatezza, un'impressione di immediatezza e di trasparenza. Invece, a volte questa mediazione è più sottolineata, è un effetto che potremmo dire in semiotica discorsivo, in cui questi passaggi, questi scarti vengono resi evidenti allo spettatore per costruire un effetto retorico, per spingerlo a interrogarsi su che cos'è una rappresentazione, che cos'è questa rappresentazione singola. E all'interno del libro, ovviamente, c'è anche la questione di una definizione, cioè gli autori si pongono la domanda che cos'è allora un medium e forniscono una risposta molto vaga che apriamo questa semplice definizione, un medium è ciò che rimedia. Però vedete che qualsiasi si crea un argomento circolare, se un medium è ciò che rimedia, allora che cos'è ciò che rimedia? Non c'è una risposta vera e propria, non era il loro interesse e imitano un po' anche lo stile di McLuhan, nel senso che cercano di dare una panoramica generale e quindi non vanno a differenziare delle pertinenze differenti. Quindi se prendiamo in considerazione una penna, si tratta di un medium, se prendiamo in considerazione un computer, si tratta di un medium. Quindi questi livelli non vengono separati, non era il loro scopo, quindi è una critica facile da parte mia, una critica facile nel 2023 probabilmente, però per un approccio semiotico questo ci interessa in realtà. Questa, diciamo, è la critica all'origine e all'inizio di Media Studies, però insomma vorrei riservare lo stesso trattamento a disciplina semiotica e per mostrarvi soprattutto la differenza di approccio. Rinnovo l'invito ovviamente a interrompermi in qualunque momento se avete dei dubbi. Qual è l'approccio quindi che ha caratterizzato lo sviluppo della semiotica moderna o contemporanea? E ho scelto il volume di Grimace, il libro di Grimace, Semiotica e Scienze Sociali del 1973, che a suo modo è anche uno dei libri che resistono più alla prova del tempo di Grimace, perché cerca di inquadrare appunto la semiotica nel quadro delle scienze sociali. E c'è un capitolo espressamente dedicato al rapporto tra semiotica e comunicazioni sociali, in cui si interroga su qual è l'identità di una scienza della comunicazione. E Grimace si pone in maniera polemica rispetto a McLuhan, perché dice che una scienza della comunicazione
avrebbe come obiettivo, no, ci dovrei rimanere senza fare 40 seghe che mi sforzano troppo il cervello, e quello che rinvierebbe i contenuti della comunicazione di cui per abitudine si vogliono invece considerare soltanto i mezzi. Allora, quello che sta facendo Grimas è dire che secondo lui, secondo la semiotica, occorre costruire una scienza della comunicazione che per fondarsi deve studiare i contenuti culturali e quindi i discorsi. E invece per abitudine si sono studiati solamente i mezzi, e quindi qui viene citato indirettamente McLuhan, e quindi c'è viene contestata questa idea che bisogna analizzare i mezzi. E poi ci sono invece delle parti in cui cita apertamente McLuhan contestandolo. Grimas dice: se si segue McLuhan, pare che basti un canale per caratterizzare, per specificare un dato insieme culturale. Quindi Grimas dice un canale per dire probabilmente il canale di comunicazione e gli aspetti tecnologici della comunicazione, a cui oppone invece uno studio dei contenuti della comunicazione. Ma ci sono delle altre parti, questa è un'altra citazione un po' emblematica, molto polemica nei confronti di McLuhan, in cui Grimas scrive, questa è una citazione presa dal suo libro: l'accento sui mezzi materiali non solo segnala l'impostazione comportamentistica che ha largamente ispirato questo tipo di studi, cioè gli studi della comunicazione di matrice mediatica, ma denota anche l'intenzione generale di un andazzo del genere. Non considerare che la parte esterna dei processi comunicativi è occuparsi così solo dei significanti, escludendo i significati trasmessi. Così facendo, lo specialista dei media si comporta come lo zoo semiotico che, esperto di linguaggio suino, vuole sapere come i maiali comunicano tra loro e non che cosa si dicono. Situazione molto polemica, anche per l'esempio scelto che probabilmente per via specista che intenta di squalificare l'oggetto degli studi dell'altra disciplina, sostenendo che i media studies studiano solo i significanti e non si interessano ai significati, e che per l'appunto dovremmo interessarci non solamente a come delle persone, degli esseri in generale comunicano, ma anche a quello che si dicono. In realtà questa citazione è ugualmente contestabile, che ci interessano come le persone comunicano e anche quello che si dicono, ammesso che possiamo separarlo. Quindi forse non è la citazione più fortunata rispetto al percorso di Grimas, come anche le citazioni di McLuhan ovviamente nascondono poi un'altra complessità. Però vedete che qui già l'idea di significanti, quindi i media si interessano solo dei significanti, invece la semiotica, occupandosi di significazione, si interessa dei due. Però più in generale, qual è l'opposizione tra questi due approcci? Allora, no, rimaniamo su Grimas. Il merito è: non ci interessa solo la tecnologia, non ci interessa solo la forma di interazione tra gli umani, ma ci interessano i contenuti dei testi, ci interessano i contenuti dei discorsi, ci interessano come i discorsi analizzati in corpus strutturati ci parlano dei valori di una cultura, dei valori dell'umanità. E soprattutto poi Grimas, a partire da questo approccio, assieme alla scuola di Parigi, assieme ai suoi collaboratori, ha poi effettivamente proposto una metodologia per analizzare questo discorso, una metodologia raffinata, una metodologia che può permettere effettivamente di inquadrare qualunque tipo di discorso. E si tratta del percorso generativo del senso, che non tratterò in questo corso se non in maniera indiretta, che trovate però nel mio libro sui videogiochi. E quindi c'è questo merito molto forte: se vogliamo comprendere un discorso, abbiamo dei mezzi per analizzarlo. Forse dei mezzi, prego. Come formati? I discorsi che vengono formati da Esattamente, esattamente. mentre la signora Tenerla assicurata. Sì.
Sì. Questa attenzione ai discorsi, però, prima Esattamente, esattamente. Non so se avete sentito a distanza la domanda, piuttosto l'osservazione del vostro collega, che dice giustamente nel caso di McLuhan tratta anche della produzione dei discorsi, mentre invece in questa citazione di Grimas riduce i discorsi al loro contenuto. Ed è esattamente quello che è successo nella semiotica generativa. Nel momento in cui si stava formando per lunghi periodi e che poi invece la semiotica contemporanea cerca di tenere assieme i due assi, esattamente corretto, il percorso generativo del senso di cui non parlo nei dettagli ma che posso evocare e per l'appunto a volte viene definito come percorso generativo del contenuto, cioè che si focalizza solo sul contenuto e non sull'espressione. In realtà è comunque un po' legato al senso e alla significazione, perché altrimenti non potrebbe prendere solo uno dei due assi. Però la metodologia grimassiana costruisce un'astrazione tale per cui possiamo ridurre qualunque tipo di discorso al suo contenuto, e l'espressione è relativamente tralasciata, anche se ovviamente nel momento in cui analizziamo un discorso noi siamo già nella significazione, quindi ci rapportiamo dell'espressione, però a livello di elaborazione teorica e di metodologia effettivamente c'è una preeminenza dei contenuti come se le espressioni fossero secondarie. Ovviamente questa cosa non è più accettabile, non è più accettabile. E per confermare la sua osservazione, effettivamente il limite di questa proposta è esattamente questo, cioè di costruire un approccio alla significazione che è un po' disincarnato. Cioè l'idea che la semantica sia autonoma e che alla fine non è così necessario distinguere i supporti, i canali o le materialità dei discorsi, perché quello che conta è il loro significato. Sotto un certo punto di vista, rispetto a una ricerca particolare, può essere anche vero. Cioè se ci interessa i valori non so, dell'epoca settecentesca, possiamo dire non ci interessa molto vedere come erano prodotti i discorsi, però in realtà è sicuro che il modo in cui pensiamo in una data epoca è legato al modo in cui costruiamo degli oggetti, alle materialità che abbiamo, quindi. E è un approccio che poi è stato mantenuto fino a relativamente poco tempo fa, fino agli anni 2000, in semiotica. Per esempio, in semiotica visiva, un autore vicino a Grimas che ha permesso lo sviluppo della semiotica visiva così come la conosciamo, che è Jean-Marie Floch, diceva apertamente che non è interessante distinguere la fotografia da un dipinto, non ci interessa troppo la materialità, perché ciò che ci interessa è vedere come le immagini costruiscono il loro discorso. E ovviamente anche qui, poi a volte ci sono delle ragioni anche strategiche, questo suo punto di vista era legato alla contestazione delle ipotesi sulla fotografia, perché si rifletteva molto sulla fotografia come impronta, la fotografia è il riflesso del reale, quindi ci interessa l'ontologia della fotografia, però non ci interessa se una foto di moda è differente da una foto di sport o una foto artistica. Invece lui dice: non ci interessa assolutamente, ci interessa come una fotografia può parlarci, che ne so, dell'amore, come può ci interessa quali sono le caratteristiche espressive delle immagini. Però, ancora una volta, noi quando siamo di fronte a una fotografia, la interpretiamo in maniera diversa da un'immagine pittorica. E sulle nostre carte d'identità c'è una fotografia, non è a caso, cioè, perché all'interno della pratica sociale, del riconoscimento, che ne so, nell'aeroporto o in ambito penale, la fotografia è più attendibile, una persona può riconoscere il nostro viso rispetto al nostro documento, c'è tutto un quadro burocratico che ci situa in quanto cittadini italiani. Invece un dipinto, anche se ha la stessa potenza espressiva, non è semplicemente pertinente rispetto a. Quindi ci interessano anche i supporti, ci interessano anche i modi di produzione. Però in generale, quindi, che ci interessa distinguere è un approccio che studia i testi e il loro contenuto, e costruendo
delle ricerche sistematiche su certi tipi di testi possiamo riconoscere dei valori culturali, opposti a invece un altro approccio che ci dice no, studiamo come i media costruiscono le relazioni sociali tra gli uomini, tra le persone umane, e sono viste in contrapposizione. McLuhan, non ci interessano i messaggi, non ci interessano troppo. Grimas, il modo in cui parliamo o i significanti non ci interessano troppo. Quindi una vera e propria opposizione negli anni 60 e 70. Ovviamente non è più questo il caso, però potremmo dire che effettivamente il focus di queste due discipline rimane un po' lo stesso, cioè rimane comunque una preminenza ad un'analisi culturologica di discorsi, anche se c'è una maggiore attenzione a come i discorsi circolano e come vengono prodotti, e dall'altro lato nei media studies un interesse maggiore a come la tecnologia ha un impatto sull'umanità, però a partire da uno sguardo molto complessivo, quindi non andiamo a studiare dei corpi specifici, ma ci interessa come gli algoritmi modificano i rapporti umani. E entrambi gli approcci sono interessanti e quello che cerchiamo di fare è costruire una convergenza, anche se una convergenza più teorica che sistematica, perché altrimenti ci sarà più bisogno forse di un corso ancora più lungo. E domande su questa parte, altre osservazioni che volete fare, delle parti che vi sembrano più oscure? Ok, qui in aula non ci sono osservazioni, se ci sono a distanza intervenite. Se non ci sono domande, quello che vorrei fare ora è, al posto di stancarci assieme, è di mostrarvi come la semiotica storicamente ha evitato di trattare la questione dei meriti, di come ha evitato le questioni che concernono la materialità, o i canali di trasmissione o gli apparati tecnologici in generale. Prima di provare a invece costruire in positivo una convergenza tra questi due approcci, anche a partire da McLuhan, perché McLuhan in realtà ha parlato di linguaggi, ha tematizzato qual è il rapporto tra linguaggi e tecnologia, tra linguaggi e media. Il modo in cui la semiotica ha evitato di parlare dei media è l'utilizzo sistematico delle metafore della traduzione. Cioè, in semiotica per lungo tempo tutto era traduzione. E spesso questo termine viene utilizzato anche ora in maniera metaforica, ma il problema è che nella riflessione iniziale non veniva assunta la valorizzazione metaforica della traduzione. Cioè, si diceva questa è una traduzione, anche se invece riguardava procedure differenti della traduzione. E per ricordare la prima utilizzazione della traduzione riguarda l'oggetto della semiotica, l'oggetto generale della semiotica, che viene dal principio è lo studio del senso. E tanto Grimas, quindi la scuola strutturale generativa, quanto Peirce e la ripresa poi da parte di Umberto Eco nella scuola interpretativa e volendo cognitiva, se volete, dicevano una cosa simile, cioè che il senso è qualcosa che noi possiamo studiare solo se lo traduciamo in altro senso, solo se costruiamo delle riformulazioni e delle parafrasi traduttive. In Peirce, questo principio viene chiamato principio di interpretanza, cioè che di fronte a un oggetto, di fronte a un testo, per comprenderne il senso, produciamo degli interpretanti, produciamo dei segni, questi segni sono legati ad altri segni ed è questo criterio di interpretazione infinita, perché ogni segno ci parla dell'oggetto secondo un punto di vista differente, quindi aggiunge una significazione differente, quindi riformula, traduce il senso di un oggetto. Per esempio, qui c'è questa
Borraccia, la borraccia possiamo intenderla come un oggetto in metallo, possiamo intenderla in maniera pragmatica come un oggetto che mi permette di dissetarmi, possiamo inserirlo nella storia come tecnologie, eccetera, eccetera. Ogni maniera di approcciarci semioticamente a questo oggetto lo riformula, costruisce delle interpretanti verbali e traduce il senso. Traduce il senso. La sola maniera per parlare del senso, quindi da un lato grimassa la riformulazione, dall'altro persa, qui ho ripreso una citazione di Paolo Fabbri che dice in una delle varianti della sua definizione di come un segno rinvia un altro segno sono presenti due metafore, una è quella della traduzione, il senso è la traduzione in un altro segno. E poi queste due scuole sono relativamente hanno preso vie relativamente separate, anche se in epoca contemporanea, per fortuna, si possono integrare. Prima la conseguenza è stata, se il senso va solo tradotto, quello che ci interessa è costruire una traduzione artificiale, ma accurata. Il percorso generativo del senso è una traduzione su più livelli di un testo, quindi è una procedura artificiale per comprendere il senso di un testo, ma è una riformulazione traduttiva. Per Peirce invece il fatto che il senso sia solamente traducibile in altri segni, che ogni segno illumina un oggetto in una maniera differente, non ha portato a una traduzione, a costruire una traduzione artificiale, ma ad accettare che il senso è costruito tramite delle abitudini, su come ci comportiamo abitualmente con una borraccia, su come guardiamo abitualmente un film giallo rispetto a un film horror. Quindi due approcci differenti, con delle scuole differenti, ma che adesso sono in convergenza perché aspetti pragmatici, aspetti strettamente semantici non possono essere separati. Però questa è la prima apparizione della metafora della traduzione in semiotica e già le questioni materiali sono tematizzate. Cioè, traduciamo un discorso in un altro discorso, ma lo traduciamo come? Con quale linguaggio? Con quale supporto? Un segno, che tipo di segno ci permette di parlare della borraccia in maniera diversa? Se è un segno verbale, ve la descrivo. Se è un'immagine, vedete immediatamente il colore esatto della borraccia che a voce non potrei descrivervi, per esempio. Quindi, prima maniera di evitare le questioni mediatiche in semiotica o di trattarle in accordo ad un approccio che non è interessato alle questioni mediatiche. Seconda celebre luogo in cui si è parlato di traduzione è la tipologia di Jacobson, il rapporto alla traduzione vera e propria, quindi qui c'è una classificazione che vuole coprire tutti i tipi di traduzione, quindi ad esempio la traduzione endolinguistica o riformulazione, che consiste nell'interpretare dei segni linguistici per mezzo di altri segni della stessa lingua, banalmente un riassunto verbale, un testo letterario e una traduzione endolinguistica o riformulazione. E qui vedete che si parla di lingua, non si parla di media, eccetera, eccetera, perché non era interessante. Poi c'è la traduzione interlinguistica, o traduzione propriamente detta, quindi la traduzione di un romanzo dall'italiano al francese o viceversa, quindi traduzione nell'accezione più comune che noi utilizziamo, la traduzione di un discorso orale in un'altra lingua. E poi c'è la traduzione intersemiotica o trasmutazione, ed è giustamente invece qualcosa che concerne direttamente i media o i differenti linguaggi, cioè tradurre un discorso verbale, ad esempio, in segni non verbali o in linguaggi non verbali. Esempio classico, la trasposizione di un romanzo al cinema. E qui diventano pertinenti le questioni mediatiche non solo per quanto riguarda la produzione, ma anche la significazione. Quindi, altra questione di fondo è: non abbiamo ancora distinto bene i linguaggi dai media, però possiamo chiederci, se ci limitiamo al caso dei linguaggi, un linguaggio visivo funziona in maniera diversa rispetto al linguaggio verbale? C'è una semiosi visiva specifica rispetto ad una semiosi verbale? E questa è una questione che ci costringe a interrogare due linguaggi, ma anche differenti medie, in cui cercheremo di rispondere.
rispetto a questa estensione molto larga del concetto di traduzione, Eco, libro dedicato appunto, Umberto Eco, un libro dedicato alla traduzione, critica giustamente questa estensione e dice che a sostenere che ogni interpretazione sia una traduzione, se l'idea viene condotta alle sue più rigorose conseguenze, si arriva ad arrampicarsi sugli specchi. A meno che, come sostengo, in questi casi traduzione sia una metafora, un quasi come se. Ma perché usare abitualmente una metafora in sé lecita in qualche circostanza didattica se si ha già un termine tecnico come interpretazione e la sua sottospecie della riformulazione che dice molto bene di che cosa si tratta? Quindi qui Eco sottolinea appunto questa idea che si è esteso in maniera troppo larga il concetto di traduzione per ogni tipologia di produzione semiotica o di traduzione semiotica, ma rischia di perdere il significato questo termine ombrello, perché appunto ci sono termini, altri termini, c'è il concetto di interpretazione, c'è il concetto di riformulazione, di traduzione intersemiotica, eccetera, eccetera. Quindi, vedete com'è difficile riflettere sui media in un contesto in cui tutto è legato alla traduzione, e la traduzione è un termine di chiara derivazione letteraria legato alla traduzione del linguaggio verbale. Questo volendo l'ho già detto, però è bene sottolinearlo. Per riassumere un po' il percorso dei media studies della semiotica, quello che sembrava mettersi in gioco era un'opposizione tra due cose differenti. Cioè, da un lato c'è lo studio della comunicazione, dall'altro c'è lo studio della significazione, come se fossero due domini diversi, come se si trattasse di due assi non comunicanti nella costruzione sociale del senso. Però in realtà, come semiotici, dobbiamo interessarci di entrambe le cose, come un discorso, se vogliamo veramente separarlo, come un discorso significa qualcosa, quali sono le sue strutture, ma anche come circola in una società, quale importanza ha all'interno di una società, come mezzo di comunicazione struttura effettivamente le interazioni sociali, perché per esempio, se prendiamo il caso delle reti sociali, non possiamo fare a meno di studiare il modo in cui strutturano i rapporti tra le persone a livello di comunicazione e concentrarsi solo sulle immagini. L'immagine di un pittore che viene ripresa in un post Facebook di un vostro amico domani, non possiamo metterci a studiare l'immagine come se fosse, dobbiamo studiarlo rispetto al contesto specifico e il contesto specifico copre degli aspetti mediali. Quindi nel 2023, in quanto semiotici della comunicazione o filosofo della comunicazione, non dobbiamo solo studiare la comunicazione e la significazione, ma chiederci se ci sono degli altri assi che concernono la semiotica, cioè il senso sociale, quali domini umani copre la significazione discorsiva, d'accordo, la trasmissione di documenti, d'accordo, la comunicazione, d'accordo, ma ci sono altri ambiti umani in cui si costruisce del senso? E qui riprendo invece, ah no, non so perché faccio questa cosa qui adesso, però faccio. Sì, preferisco parlare prima di questo. E qui riprendo una riflessione più contemporanea che prova un po' a inquadrare qual è il campo largo di una riflessione semiotica, cioè di che cosa si deve occupare la semiotica se è interessata al senso. E si tratta di Luigi Basso Fossari, un semiotico italiano che adesso lavora a Lione in Francia, ma che ha a lungo lavorato in Italia. E quello che dice per Luigi Basso Fossari è che la semiotica deve occuparsi di tutti i livelli di mediazione dell'esperienza del senso, cioè non solo l'esperienza discorsiva del senso, ma anche altre esperienze. Anche altre esperienze e ad esempio la percezione, anche se noi non produciamo dei discorsi, non produciamo le interpretazioni con il linguaggio verbale o delle interpretazioni obiettivate su un supporto, nella nostra vita percettiva costruiamo senso, anche
anche della dimensione forse fondamentale della costruzione del senso. Banalmente nel riconoscimento di oggetti, nel riconoscimento delle persone, ma anche in mille altri ambiti, nel modo in cui a livello percettivo diamo più attenzione a degli elementi anziché altri, quindi possiamo pensare a tutte le leggi della Gestalt che sono state studiate e che rientrano nel campo di un approccio che è interessato al senso. C'è poi l'ambito più ristretto, giustamente, dell'enunciazione, che potremmo intendere come la significazione greimassiana, cioè nel momento in cui costruiamo un enunciato obiettivo su un supporto, un enunciato scritto, un enunciato visivo, un enunciato orale, possiamo studiare la sua significazione in maniera isolata, possiamo studiare il modo in cui è stato prodotto rispetto alla sua significazione in maniera isolata. Però ci sono altre dimensioni, qui mi rendo conto che le sto anticipando, che qui le avevo un po' articolate. Per quanto riguarda, quindi rispetto a percezione, enunciazione, comunicazione e trasmissione, per Luigi Basso cerca di caratterizzare questi domini generali della semiotica o di una disciplina interessata alla costruzione del senso, isolando degli spazi che sono più o meno autonomi in realtà. Quindi a livello della percezione si tratta dello spazio fenomenico, quindi ovviamente la semiotica lì va a toccare, dovrebbe andare a toccare delle questioni che sono ad esempio interessanti per la filosofia, sono interessanti per la fenomenologia, sono interessanti per l'estetica intesa come riflessione generale su come costruiamo il senso e non l'estetica necessariamente dell'arte. Quindi scrive per Luigi Basso che il primo spazio fenomenico stabilisce una dialettica tra le iniziative e gli eventi fondata sul parametro unificatore dei valori sensibili, gestiti dalla percezione. Cioè che questo spazio è caratterizzato dei valori relativamente specifici, sensibili, volendo delle qualità appunto sensibili, i colori, le forme, come selezioniamo gli oggetti, o tutte le caratteristiche della Gestalt, il rapporto tra la figura e lo sfondo, il modo in cui la percezione ha già una sua logica di senso che non è discorsiva. E tornerò su questa divisione qui. Poi c'è lo spazio invece linguistico, ne abbiamo già parlato, riguarda l'enunciazione, riguarda la presa d'iniziativa di un soggetto per compiere un discorso, che quindi è cosciente, una vera e propria presa d'iniziativa e la costruzione di un documento, anche se si tratta di un documento orale, e deve utilizzare un linguaggio, deve utilizzare delle grammatiche specifiche che saranno diverse nel caso dell'immagine, ad esempio, piuttosto che del linguaggio verbale. E poi ne elenca altri due. Comunicazione che concerne, secondo per Luigi Basso, dei domini specifici, quindi non si tratta dell'analisi del significato di un discorso specifico, ma di come questo discorso circola e circola in dei domini specifici. Quindi un discorso artistico non sarà interpretato come un discorso religioso, e se il discorso religioso diventa artistico, ci sono tutte delle caratteristiche comunicative che aiutano nella negoziazione del senso. Siamo ben al di là quindi dell'analisi del significato singolo, siamo nell'analisi delle condizioni della comunicazione, di come i discorsi circolano. E infine un altro esempio, ma ci tornerò su questa parte qui, forse è stata una cattiva idea anticiparla, ma va bene. Gli spazi che per Luigi Basso chiama come tecnologici, gli spazi della trasmissione, e che a mio modo di vedere riguardano la trasmissione tra più generazioni, perché anche la comunicazione è trasmissione di documenti. Quindi per me quello che caratterizza questo spazio specifico è ad esempio tutto ciò che concerne gli archivi, come generazioni con cui noi non abbiamo nessun contatto diretto ci lasciano dei documenti e noi li riprendiamo e costruiamo una continuità umana, continuità di senso collettivo. Quindi non dobbiamo opporre significazione e comunicazione, dobbiamo metterle assieme e anzi dobbiamo interessarci anche alla percezione e alla trasmissione. Questo è il campo globale di una semiotica contemporanea e questo è anche il campo globale su cui dobbiamo interrogarci per capire che cosa sono i media e
A che livelli agiscono? Perché i media agiscono ormai a livello della percezione, a livello di produzione di discorso, a livello di comunicazione, a livello di trasmissione. Quindi dobbiamo interessarci all'articolazione di questi quattro spazi per la semiotica e per una semiotica dei media. Torno indietro perché forse è stata una cattiva idea anticipare questa parte qui e per, diciamo così, costruire invece in positivo la correlazione, l'integrazione tra un approccio ai media, ai media studies e un approccio semiotico, perché ci sono stati invece dei momenti e dei luoghi, dei libri su cui delle questioni erano apertamente mediatiche, quindi la semiotica non ha utilizzato delle parafrasi, non ha trattato in maniera indiretta, ma ha scelto effettivamente di trattare i media in maniera diretta. Forse però posso approfittarne per chiedervi se avete delle domande, soprattutto per rendermi conto che sono in ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma che più o meno abbiamo coperto la parte più generale del corso. Domande, osservazioni? Osservazioni a distanza? Volete esprimere la conclusione? Ma vi assicuro che a partire dalla prossima lezione e soprattutto quando andremo a parlare poi di immagini, sarà tutto più organizzato e più sistematico, perché esistono già delle teorizzazioni provate nel tempo. Invece qui non c'è ancora una teoria semiotica dei media che scelga un approccio, che costruisca un approccio epistemologico che le prenda a sé. Quali sono allora i luoghi, i pochi luoghi in cui la semiotica ha parlato effettivamente di media? C'è una classificazione molto celebre di Umberto Eco nel libro Kant e l'Ornitorinco, un libro dedicato alla percezione, un libro dedicato sì, alla percezione o piuttosto a come costruiamo i nostri concetti rispetto alla percezione. Quindi la questione in realtà classica in filosofia kantiana, cioè come costruiamo il concetto di, ad esempio, di un cane, come costruiamo il concetto di qualcosa che non abbiamo mai visto e qual è il rapporto tra la percezione e la significazione, tra le qualità sensibili della percezione e le qualità semantiche e categoriali della significazione. E tra le varie cose di cui Eco parla, c'è la classificazione delle protesi che è molto vicina al concetto di estensioni in McLuhan. E quindi Eco sostiene che le protesi sono tutti gli strumenti che sostituiscono un organo mancante, per esempio la dentiera, ma in generale qualunque apparecchio che estende il raggio di azione di un organo. Quindi siamo veramente, come nel caso di McLuhan, nell'ambito della tecnologia in generale, della tecnologia per agire, per percepire rispetto all'umanità, rispetto all'uomo, anche se qui è più focalizzata la persona singola che per l'appunto l'umanità. E quindi Eco presenta la sua classificazione, forse la passo in rassegna molto rapidamente. Le protesi sostitutive sono per l'appunto i pacemaker o un arto artificiale, sostituiscono un arto umano, si limitano a una funzione di sostituzione, un cornetto acustico ad esempio. Poi Eco elenca le protesi estensive in cui prolungano le capacità cognitive e percettive di un organo, ad esempio quello di un megafono, delle lenti di ingrandimento. Poi ci sono le protesi magnificative che sono, in linea di principio, in continuità con le protesi estensive, ma che potenziano a tal punto l'estensione delle capacità percettive e cognitive dell'uomo che inaugurano altre categorie. E poi in una lunga nota Eco distingue anche gli strumenti e le macchine. Gli strumenti sono ad esempio coltelli, forbici, eccetera, eccetera, che ci aiutano a interagire con delle materialità, oppure le macchine che invece una volta che le abbiamo accese agiscono in autonomia. Vedete che qui siamo sulla soglia del,
Cioè siamo in quell'area ancora solo tecnologica e non necessariamente l'area dei media di rappresentazione o di comunicazione. Quindi qui possiamo fare una comparazione molto vicina rispetto a quanto diceva McLuhan e alle estensioni dell'uomo. Però quello che vorrei arrivare a dire, grazie a McLuhan, quindi provare a costruire un'integrazione tra questi due approcci, e concluderò qui la lezione, guardo solamente cosa manca da fare, che McLuhan, al di là della sua ostilità o della sua indifferenza alle questioni di analisi del contenuto e di analisi del messaggio, c'è una parte molto interessante, una citazione molto interessante in cui effettivamente tematizza il rapporto tra la tecnologia e i media e tra i media e i linguaggi. E di nuovo una citazione piuttosto provocatoria e un po' oscura, che però presenta molti elementi di interesse per un approccio semiotico in generale per capire i media e i linguaggi. E leggo la citazione, scrive McLuhan: tutti i media sono metafore attive in quanto hanno il potere di tradurre l'esperienza in forme nuove. La parola parlata è stata la prima tecnologia grazie al quale l'uomo ha potuto lasciare andare il suo ambiente per afferrarlo in modo nuovo. Le parole sono una forma di recupero di informazione che può estendersi a grande velocità alla totalità dell'ambiente e dell'esperienza. Sono complessi sistemi di metafore e simboli che traducono l'esperienza dei nostri sensi. Sono la tecnologia della chiarezza. Grazie alla traduzione in simboli vocali dell'immediata esperienza sensoriale è possibile evocare e recuperare in un istante il mondo intero. Allora, questa citazione, innanzitutto, qualifica in maniera cosciente il fatto che utilizziamo la traduzione come una metafora. Quindi già rispetto a alcune ipotesi semiotiche degli anni 70 e 60, ammette immediatamente che si tratta di una metafora. E che questa metafora, questa azione dei media concerne l'esperienza, concerne la traduzione dell'esperienza, concerne la ripresa dell'esperienza che può essere trasportata, che può essere maneggiata in maniera molto più semplice grazie alla tecnologia mediale. E l'esempio che presenta McLuhan è molto interessante per un approccio semiotico, ma è molto interessante in generale. Prima di tutto, il primo elemento, forse l'ho notato qui, esatto. La prima cosa è che distingue un'attività semiotica da un'attività esperienziale. Quindi, da un lato c'è l'esperienza, dall'altro c'è la sua ripresa attraverso i media. Quindi c'è un rapporto da capire, da costruire tra linguaggio e media da un lato ed esperienza dall'altro. Seconda, cosa che possiamo notare in maniera indiretta, McLuhan fa l'esempio della parola parlata e dice che è stata la prima tecnologia della chiarezza, e che ci permette di tradurre l'esperienza e il mondo in maniera nuova. E McLuhan sembra implicare che la parola parlata costruisce un tipo di chiarezza e che altre linguaggi ne costruiscono un'altra, sostanzialmente. E poi, quindi le immagini, ad esempio, o la parola registrata, o l'immagine audiovisiva. E quindi differenti tipi di semiosi che sono direttamente implicati in linguaggi diversi e in media diverse. E poi un altro elemento da sottolineare che mi sembra molto interessante è che sembra utilizzare un'espressione un po' ridondante perché dice la parola parlata. Perché dire la parola parlata e non dire semplicemente il linguaggio verbale o la parola? Perché probabilmente McLuhan vuole sottolineare il fatto che il supporto del linguaggio, di un linguaggio, quindi la parola nel senso sonoro e la parola in quanto sistema espressivo sistematico della lingua sono due cose che dobbiamo separare e che sono in simbiosi, che sono articolate, che possono essere articolate anche in altre maniere. E quindi la parola può essere parlata, ma può essere anche scritta, può essere anche registrata. E quindi non c'è solo il linguaggio, ma c'è anche il supporto su cui è impresso, attraverso cui è costruita e scritta la parola,
anche probabilmente il supporto attraverso cui è trasmessa la parola, e quindi vedete che c'è una coscienza, sebbene indiretta e un po' ermetica, di quale possa essere la differenza tra un aspetto tecnologico del linguaggio, un aspetto espressivo o semantico. E c'è un'altra piccola citazione che riprendo da McLuhan, in cui si sì, prego. Sì. In che modo c'è effettivamente un'unità tra l'esperienza e la parola, l'esperienza incorporata e la senso? L'esperienza e la parola, quasi come non un passo entrante. Allora, ripeto la domanda per le persone distanti. La domanda del vostro collega è: se McLuhan parla di uno scarto tra l'esperienza e il linguaggio, sembra un po' ignorare o minimizzare il fatto che anche la parola è incorporata, siamo sempre nell'esperienza del nostro corpo, siamo sempre situati, quindi qual è questo scarto? E effettivamente è una buonissima domanda, è una domanda. La teoria dell'enunciazione su cui ci concentreremo cerca di articolare queste due cose esattamente attorno al problema di rimaniamo dentro l'esperienza, ma c'è anche uno scarto. E che statuto ha questo scarto? Beh, per McLuhan, e posso anticipare anche un po' la questione dell'enunciazione, rimaniamo dentro l'esperienza, perché l'esperienza del linguaggio è comunque un'esperienza, siamo nel nostro corpo. Che ne so, ascoltiamo, leggiamo un libro commovente, piangiamo, siamo nel nostro corpo al 100%, però la parola parlata o in generale qualunque fenomeno semiotico e discorsivo costruisce uno scarto, almeno su tre, può costruire uno scarto su tre dimensioni. Una dimensione degli attori convocati, una dimensione di tempi e degli spazi. Cioè, ogni volta che noi parliamo e costruiamo un discorso, nell'esperienza siamo nell'io qui ora. Io sono nell'esperienza qua con voi, c'è il mio corpo, eccetera, eccetera. Però, se vi parlo di qualunque cosa, posso proiettare degli altri luoghi che non sono qui, degli altri tempi che non sono ora, degli altri personaggi che non sono io. Per esempio, posso dirvi, sono arrivato a Torino il 24 aprile. Sono rimasto stupito perché faceva molto caldo rispetto a Liegi e ho incontrato per strada la tal persona. Quindi ogni volta che entriamo nel linguaggio c'è questo scarto, rimaniamo comunque nell'esperienza, però il linguaggio costruisce uno scarto perché convoca a livello discorsivo delle altre persone, degli altri attori, degli altri spazi, degli altri luoghi, e questo rapporto tra l'esperienza presente e un'altra esperienza si riflette nel discorso e riguarda la produzione del discorso, esattamente il punto chiave della questione semiotica e mediatica, quindi domanda perfettamente. Lo scarto potrebbe essere Lo scarto può essere la. Può essere il sedimentarsi delle esperienze precedenti, ma anche il modo in cui il linguaggio prova a rendere conto dell'esperienza, rimanendo dentro l'esperienza. Cioè, come parliamo di quello che abbiamo fatto ieri, che noi l'abbiamo fatto, non l'abbiamo detto a nessuno, l'abbiamo semplicemente fatto attraverso il discorso. E allora il discorso deve parlare di ieri, ci sono delle categorie specifiche per parlare del tempo. E nel momento in cui parlo, io assumo una soggettività, parlo alla prima persona, faccio un discorso personale e quindi vi do del tu. Oppure faccio un discorso impersonale, dico Torino è una bella città, a Torino è successo questo, senza che c'è un autore che si dichiara, senza che io dico ah, sono Enzo d'Armenia, vi racconto delle storie, no, è successo questo. Quindi esattamente ogni volta che si costruisce un discorso, si costruisce un rapporto particolare con l'esperienza, che si riflette
nelle categorie linguistiche utilizzate e nel rapporto all'esperienza vera e propria. Però non ho una risposta puntuale, forse sulla domanda, ma ho tante risposte che vedremo in seguito. Siccome 55, provo a concludere un po', quello che ci sembra dire McLuhan è l'idea di dover distinguere linguaggi dai media, distinguere discorsi dai dispositivi, dai supporti, dai canali di trasmissione e distinguere anche i linguaggi tra loro. Per riassumere, qui potrete percorrere quello che ho detto riguardo ai quattro domini fondamentali della semiotica. Abbiamo detto che la semiotica deve interessarsi alla percezione, volendo all'esperienza prediscorsiva, e il caso delle protesi McLuhan e di Eco tratta spesso di questo. Il megafono, la lente di ingrandimento, non concerne la produzione di un discorso, concerne il potenziamento della percezione, quindi questione mediatica assolutamente pertinente. L'enunciazione riguarda le lingue e i linguaggi visivo-verbale, quindi il caso della parola parlata, ma dobbiamo interrogare non solo il linguaggio, ma anche il supporto. Una parola registrata permette a me di comunicare volendo a distanza con il mio pronipote, cosa che prima non era necessaria, quindi ci dice molto dell'umanità. E soprattutto differenti grammatiche, differenti linguaggi costruiscono altri tipi di chiarezza, altri tipi di semiosi. E vedremo anche questo soprattutto con la semiotica visiva. E nel caso dell'interazione comunicativa ci sono dei domini specifici che sono più o meno istituzionalizzati. Ci sono degli archivi di Stato, ci sono degli archivi privati, c'è il dominio dell'arte, c'è il dominio politico e questo è molto importante per la significazione sociale e i media sono chiaramente implicati in questa cosa qui. E infine, l'ho già detto, c'è la trasmissione intergenerazionale, soprattutto la questione degli archivi. Ma concludo questa larga panoramica dicendo che per effettivamente costruire una semiotica dei media dobbiamo interessarci a una questione più originaria che è il rapporto tra la semiosi, tra la semioticazione, il senso e la tecnica. L'abbiamo visto in McLuhan che ci consiglia di interessarci alla tecnologia, lo vedremo nella teoria dell'enunciazione, lo vedremo rispetto ad altri autori. Ma se non ci sono domande mi fermo qui e la volta prossima cioè domani, la sessione di domani inizierò con un caso di analisi così da rendere un po' meno astratta tutta questa riflessione e darvi anche un esempio di analisi, di mobilitare tutti questi concetti che abbiamo utilizzato oggi. Domande, riflessioni, dubbi? Va bene, allora blocco la registrazione qui se capisco come fare e rimando a domani mattina.